Ma guarda, noi avevamo preso un discorso anche con i comuni di Fiumicino e Cerveteri. Il problema è che loro, che però già per quanto riguarda Fiumicino soprattutto, opera avvalendosi dei servizi della provincia di Roma, nel centrale unico dei servizi della provincia di Roma, andavano un po' a rilento, diciamo, per la costituzione definitiva. Quindi abbiamo optato, noi avendo necessità, insomma, di fare gare, eccetera, non avendo altre alternative, abbiamo optato invece di trasferire, diciamo, questa organizzazione su Santa Marinella e comuni vicini, perché loro sono già operativi e noi abbiamo bisogno, insomma, di fare delle cose molto interessanti che devono attraversare la stazione unica. Assessore, bandire gare è sempre più difficile, tra l'altro sono percorsi a volte anche molto tortuosi, basti pensare a Cerveteri per dire quanto ci ha voluto per Sì. poter avere la raccolta differenziata. Così perché, ecco, lei che naturalmente combatte tutti i giorni con la macchina amministrativa per bandire gare, quante persone servono cioè, quanto blocca la stesura di un bando, l'approvazione di un bando, il leader di un bando rispetto a un comune di dimensioni come la Dispoli, comunque un comune medio-grande, diciamo? Beh, diciamo la complessità delle procedure chiaramente fa sì che c'è un lavoro, ma non tanto solo ad arrivare all'approvazione del bando, magari finisce lì, o l'espletamento della gara in se stessa che diventa sempre più complicata, e una volta che è finita tutta la raccolta di documentazioni successive che portano dei tempi che stanno diventando veramente biblici. Porta tanto lavoro perché, nonostante si va verso le semplificazioni amministrative, verso procedure online, eccetera, però poi alla fine le tempistiche mi sembra che non si riducono, anzi. La normativa chiaramente è complessa perché tende a, diciamo, a portare più trasparenza, più chiarezza, più garanzia, ma allo stesso tempo spesso o no, ottiene forse questo risultato, poi è tutto da dimostrare, però ottiene sicuramente il risultato di far diventare queste procedure un po' più farraginose. Il tentativo della stazione unica, diciamo, va nella, diciamo, direzione di standardizzare un po' i percorsi, ma credo che secondo me, insomma, voglio dire, almeno alla luce di quello che si sta vedendo questi giorni, non credo che poi porti a una grandissima velocizzazione. Può essere utile nei casi in cui magari i comuni allo stesso tempo possono prendere questo come stimolo per fare, insomma, per unificare dei servizi, come noi abbiamo fatto con Cerveteri, ad esempio, sul trasporto pubblico locale. Allora a quel punto può essere chiaramente utile avere un solo centro. Certo, perché È la chiaro stazione di che per per sé chi non ha riduce pochi il numero di dipendenti come bandi. noi è un problema, spesso e volentieri abbinare questo al lavoro ordinario diventa difficile per gli uffici e diventa sicuramente poi un qualcosa che si scarica sulla lentezza dell'erogazione dei servizi. Certo, dicevo, tra l'altro la stazione unica comunque non diminuisce il numero di gare che bisogna fare e comunque resta No. sempre un problema, diciamo che comunque se uno vuole al TAR può bloccare un appalto per mesi, diciamo, a ragione o a torto, comunque c'è la possibilità di tenere le gare incastrate, poi se vogliamo dirla tutta. Sì, guardi, la stazione unica, io sinceramente un pochettino la ratio di questa legge mi sfugge, perché nel senso, cioè, tu parlavi prima, no, di razionalizzazione della spesa, concentrare gli acquisti, eccetera, che potrebbe pure averci un senso, però allora però la parcellizzazione, bastano due comuni per mettersi insieme, comunque non è che evitiamo di molto la parcellizzazione degli appalti, insomma, sì, la riduciamo, ma questo allora c'aveva una logica se queste centrali diventavano, come per così dire, veramente delle Certo. centrali di spesa per decine e decine di enti, ma insomma, voglio dire, quando due comuni si mettono insieme non è che è molto differente se lo fa da singoli, insomma, quindi sinceramente gli effetti che produrrà non li vedremo. Io, allo stato delle cose, mi sembra che cambia poco rispetto
perché poi altre modifiche nella norma, nell'espletamento delle gare non ci sono, quindi gli obblighi che c'erano prima ci sono dopo, le carte che si devono fare prima si fanno dopo. Non lo so, vedremo. Insomma, come ogni innovazione, proprio probabilmente per comprenderla fino in fondo la dovremmo vivere e mettere a rodaggio, per cui vedremo, vedremo. Diciamo, c'è un tentativo che è anche quello del mercato elettronico, se poi uno vuol pensare a una centrale grande per Bravissimo, fare gli ma già quello ha appalti. più senso. Già quello è più sensato, no? Perché il mercato elettronico comunque è una centrale dove si rivolgono tutti gli enti. Allora già ci può essere una logica fare le gare di quelle dimensioni, perché chiaramente può portare un risparmio di spesa. Ma cioè accorpare due o tre comuni, cioè, boh, non lo so, insomma, vedremo quello che ci porta, ripeto. Come si dice, ogni anno queste sono le norme, noi ci dobbiamo adattare e cercare di andare avanti, che dobbiamo fare.